Ciao ragazzi, come promesso sulla pagina Facebook Survival for Beginners andrò a fare un video riguardante un po' la teoria dell'affilatura. Dopo aver fatto anche il sondaggio riguardo a come tutti voi affilate già le vostre lame a casa, spero che questo video sarà utile a tutti per darvi una mano e dei trucchi per poter gestire le vostre lame a casa prima di poter andare a fare tutte le vostre eventuali escursioni. Andiamo avanti col video e vediamo cosa succede. Riguardo all'anatomia di una lama, possiamo vedere che in una lama ci sono diverse parti. Per evitare ogni incomprensione, andremo a vedere le parti di una lama. Partendo a destra abbiamo il ricasso, che è questa zona qua. Questa zona qua, che viene chiamata in inglese choil o salvadito, da quello che io bene o male riesco a capire, alcuni lo chiamano salvadito, alcuni lo chiamano noccia, alcuni lo chiamano, insomma, questa rientranza qua, alcuni la fanno, alcuni no. Ora, questa rientranza qua, secondo me, è importante solo per il fatto che ti permette durante le continue fasi di affilatura di avere sempre questa parte qua affilata senza incorrere nella problematica di avere un coltello fatto come quello del macellaio, per intenderci, insomma, che qui venga un filo in questa maniera come una sorta di S. Comunque questi gusti personali, o chi lo vuole mettere lo mette, chi non lo vuole mettere lo mette. Passiamo qua a sinistra. Grind o bisello, che può essere come in questo caso un bisello V-grind, cioè a V, o può essere un medio bisello, o può essere un full flat, cioè un bisello piatto tutto alto. Poi andremo a vedere dopo il discorso della bisellatura. Qui quello che noi chiamiamo il filo, in inglese cutting edge, è qua, come vedete, è in nero. Questa abbiamo la pancia o belly, punta o point, spine o dorso, e questo è il piatto lama o blade plate. Passiamo ora al filo e ai tipi di affilatura. Partendo dal primo a sinistra, abbiamo un filo a profilo piatto. Al centro abbiamo un filo a profilo convesso e un filo a profilo concavo qua a destra. Ora, questi tre fili sono tre fili che sono fattibili in tutti i casi con strumenti professionali e non. Alcuni sono però più difficili da fare e altri sono più facili da fare. In generale, quello che io vedo, molti per evitare di incorrere in errori acquistano dei sistemi di affilatura tipo i Lansky, che sono quelli che producono questo tipo di filo, cioè un filo piatto. Questo filo piatto ha delle ottime qualità di taglio, ovviamente avendo un jig che permette a Lansky di mantenere sempre un piatto molto omogeneo su tutta la lunghezza del filo, vi permette, mantenendo anche delle pietre non troppo alte come grana, quindi già fino a 1000, di avere un filo che taglia molto bene. Qual è il problema però di questo filo qua? Queste frecce che vedete che ho disegnato, io questa cosa l'ho trovata su un documentario che parlava di una katana, che però non riesco più a trovare. Se lo troverò in futuro ve lo posterò. Parlavano proprio dei tre biselli e il piatto tende a rimuovere il materiale in direzione della freccia, come vedete. Tende a muovere il materiale in questo modo. Grandi qualità di taglio, sì, però soprattutto se abbiamo un filo, diciamo, abbastanza spesso, tende ad incastrarsi, quindi come doti di taglio sono buone, ma come doti di perforazione non sono ottime. E questo è uno dei motivi per il quale a me non piace moltissimo
pur avendolo fatto per tanto tempo. Passiamo al secondo, che è il filo convesso. Questo filo convesso è il filo che trovate nelle asce, che trovate nelle roncole e che trovate nei maceti in generale. Difficilmente tendono a fare un filo piatto. La caratteristica di questo filo, che poi è anche la caratteristica del filo delle katane, è che il materiale tende a essere espulso dalla lama, quindi ha un potere di spacco maggiore. Passando invece al terzo filo, che è quello a profilo concavo, come vedete questo dei tre sicuramente è quello che taglia di più. Perché? Perché come vedete qua la quantità di materiale che c'è sul filo è minima. Di fatto il filo concavo viene fatto proprio per i rasoi a mano libera. Qual è il problema di questo filo qua? Il problema di questo filo qua è che si cippa facilmente. Questo qua è un filo che viene fatto da tutti quelli che utilizzano le ruote, cioè le smerigliatrici, per capirci. Le smerigliatrici creano questo tipo di filo. Questo tipo di filo, pur sembrando un filo con qualità perforanti alte, ma in realtà la verità è che il materiale tende a fare questo movimento, quindi peggiora anche le qualità di spacco rispetto al filo piatto e si cippa più facilmente. Quindi qualcuno adesso mi dirà, ma i giapponesi affilano con le ruote. Sì, è vero, però i giapponesi affilano con ruote da un metro. Quindi poi, su larga scala, quando andate a vedere ingrandita il profilo della sezione del filo, in realtà risulta quasi un piatto. Io, dei tre tipi di filo, quello che preferisco e preferisco negli ultimi anni e che utilizzo di più è proprio il filo convesso. Perché rispetto agli altri due ha delle doti di spacco, soprattutto per il bushcraft e per le attività in foresta o all'aria aperta, ha delle capacità di taglio che sono più consone a quello che è l'attività e ovviamente ha una durabilità del filo molto più alta. Però adesso voglio andare a fare ancora un inciso e un approfondimento proprio sul filo convesso. Riguardo al filo convesso, può essere fatto in tre modi. Ora, la problematica del filo convesso è che per farlo avete bisogno di due attrezzature. La prima è una pietra, sicuramente una pietra d'acqua o ad olio, che però deve essere proprio concava, cioè deve essere consumata. Il fatto di essere consumata permette di avere un filo molto probabilmente più di questo tipo, perché non riuscite, è veramente difficile arrivare con la pietra a fare queste cose, anche se non è impossibile, però ci vuole molto controllo. Ma molto probabilmente andrete a fare questo tipo qua, un convesso anteriore con una pietra concava, cioè prendete una pietra piatta, la utilizzate per tanto tempo, a forza di utilizzarla diventa concava, tutto qua. O può essere fatto tramite le carteggiatrici senza un piano, quindi si prende il nastro libero, si appoggia sopra il filo o il piatto lama in base a quello che decidete di fare e viene in automatico questo tipo di bisello. Ora, dei tre tipi di bisello, quello qui si parla veramente di cose di basso, si parla proprio di... ovviamente parlare di questi tre biselli e di poterli riprodurre a casa a mano è una cosa abbastanza difficile. Qui si parla di mezzo millimetro di bisello e andare a controllare questo tipo di materiale è obiettivamente difficile, però è giusto saperlo perché poi vi spiego un trucchetto per poterlo comunque riprodurre in maniera decente. Produrre un convesso posteriore non è così difficile, si fa cercando di mantenere quello che è l'altezza, diciamo proprio, del filo più alta del normale, quindi arrivare a 1,5 mm. Arrivando a 1,5 mm di filo, parlo di filo proprio, si tende ad avere questo tipo di pancia. O potreste riuscire a fare questo tipo di pancia massimo, però è molto più probabile questa.
Qual è il problema del convesso posteriore? È che termina proprio la punta, termina proprio quasi come un flat grind, quasi come un, diciamo, un filo piatto. Quindi c'è sempre un minimo di rischio di cippatura, però comunque il materiale tende sempre ad andarsene. Fare invece un convesso centrale è la via di mezzo, che un po' aiuta un po' tutti, perché ha una pancia più accentuata qua e il filo davanti è un po' meno acuto, quindi ha una capacità di resistenza al taglio sicuramente maggiore. Io tendo a fare spesso e volentieri questo tipo qua, il convesso anteriore, che è vero che dicono le doti di taglio sono minori, però secondo il mio parere, in base al tipo di affilatura che viene fatta, le doti di taglio qua le risenti solo ed esclusivamente se vai a provare a spaccare un capello a metà, altrimenti qua non te ne accorgi. Se una lama è affilata bene in entrambi i tre casi, la lama taglia. Solo che questo qua, nella durata e nel tempo, nelle azioni di chopping e di buttoning, è un filo che regge molto molto di più e con capacità di taglio e spacco, secondo me, sul legno molto più alte. Poi io non farei questo tipo, probabilmente non lo farei per un coltello che deve fare lavori di lavorazioni sul legno molto fine, quindi carving, ok? Quindi io vi consiglierei sempre un convesso spostato sull'anteriore, che è anche più facile da fare. Spostando il convesso sull'anteriore rimanete con un filo a mezzo millimetro, massimo un millimetro di altezza. In questo modo riuscite a fare la pancia più spostata verso la punta. Ripeto, la pietra per fare questo lavoro deve essere veramente concava, altrimenti non viene mai. Se invece avete una carteggiatrice, la cosa è molto più semplice. Grazie ragazzi per aver dedicato il vostro tempo e aver seguito il mio video. Spero che i consigli che vi ho lanciato possano essere stati d'aiuto. A presto troverete anche dei video riguardanti la costruzione dei coltelli dalla A alla Z. Quello che per ora posso dirvi è che se avete qualsiasi proposta, qualsiasi richiesta per un eventuale video, spiegazione riguardo affilature o tutto quello che concerne la coltelleria, sono qui a disposizione vostra, quindi mi raccomando, proponete. Ah, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e seguite la mia pagina Facebook. Grazie ragazzi, alla prossima!